C'è anche la femmina di Punk che è Panchina. Che è Panchina, è lì la Panchina. Ciao Panchettino! Hola! Uè, belli! Ci stiamo spostando verso Santa Lucia, che domani abbiamo il mercatino. Eravamo in un'area picnic dove c'era un sacco di gente. Bam! Ma in realtà era talmente grande che c'era... ci stava bene. Assolutamente. Comunque, se non avete notato, quanto son bello! No, ma scrivetecelo pure, ma quanto sì. Son bello! Ma chi te lo scrive? Con i capelli lunghi così, sono bellissimo! Si è tagliato i capelli e fatto finta di tagliare la barba. Sì, l'ho accorciato un po', lo so. Sì, pochissimo. Comunque, ci spostiamo verso Santa Lucia e rincrociamo i nostri amici Arcobaleno. Benvenuti nella pizzeria da Furgonello. Tu Gabri fai aperitivo col succo? Il succo per fare aperitivo? Perfetto. Bruciacchiata, ma dovrebbe essere buona, eh? 39,3. Focaccina per aperitivo. Spero sia buona. Grazie. Cosa ti serve? Buongiorno. Siamo qui a Santa Lucia. Ieri sera abbiamo fatto aperitivo da noi sul Furgonello e cena dagli Arcobaleno con un'altra ragazza che anche lei viaggia in camper ed è da sola. E si chiama, vi metto qua il nome perché in questo momento non me lo ricordo, abbiamo fatto le ore piccole, solo che erano le 2. Mi corico nel letto, prendo il telefono per metterla sveglia, se no stamattina non ci si svegliava, ed erano le 3. Quindi... abbiamo fatto le ore piccole e in più ha cambiato l'ora stanotte. Davide è già laggiù che monta, io sono un po' rallentata stamattina. Ora vado a vedere a che punto è. Ci sono Valentina che se la dorme col suo cagnolone e la family di Arcobaleno che se la dorme. E noi siamo già belli pimpanti, o quasi. Eccolo qui, lui stamattina è super attivo come me. Ciao ragazzi, com'è? Stamattina mi sono svegliato carichissimo, ho dormito 4 ore. Sì. Perché non sapevamo del fuso orario. Del fuso orario? Siamo andati a dormire. L'ho già detto. Sì. Esatto. Comunque ora montiamo il banchetto. E via. Ciao belli. Che sono stanchissimo, raga, non riesco manco a parlare. Sì, poi c'è anche Valentina. C'è anche Valentina, una ragazza che viaggia da sola. E lei e il suo cane. Anche lei è diretta verso il Portogallo, quindi starà qualche giorno con noi. Poi riparte. Andiamo verso Conil nel nostro parcheggio sicuro, che siamo tranquilli che lì si può stare. Io domani faccio il corso, così ho il mio spazietto e voilà. Parlando del mercatino di oggi, oggi è stato un bellissimo mercatino, però capiamo perché loro fanno i mercatini da settembre a fine aprile. Lo fanno perché tipo oggi c'erano non so quanti gradi, 25 circa, c'è stata poca gente, ma è capibilissimo, c'era un caldo assurdo. Fighissimo, assurdo inteso che è un caldo bellissimo, perché un caldo secco si sta proprio bene, però giustamente la gente si deve scegliere andare al mercatino dell'artigianato, dell'artigianato o andare al mare, fate voi scegliere al mare. Perciò bellissimo mercatino, abbiamo fatto un pelino di meno,
ma va benissimo. La prossima settimana abbiamo deciso di non farlo perché è il mio compleanno e facciamo festa. Si fa festa per il vecchietto. Si fa festa, cerchiamo di far spedire, gli ordini online che abbiamo e quelli che ci hanno commissionato lungo questa settimana qui, e poi praticamente abbiamo tutta la settimana in vacanza. No, scherzo. In vacanza, devi lavorare per le cose online. Che vacanza. Però abbiamo un pelino di meno, ma meno roba da reintrodurre all'interno del nostro, della nostra del nostro super magazzino. Del nostro super magazzino, certo. Ora ci spostiamo in spiaggia, così magari dormo. O facciamo un riposino o due passi in spiaggia e la domenica si conclusa. Non ancora, non si è ancora conclusa. Adesso... Vabbè, dopo i due passi in spiaggia, la cena. Vabbè, ho capito, ma dopo un po'. Tra un comunque, po'. Oggi penso sempre a non cena. Facciamo solo come ieri, che siamo andati a dormire alle 2, che poi erano le 3. Ah già, è vero. Quindi è vero. Io sono vecchietto, devo andare a dormire presto. Stamattina alle 7:15 sono andata alla sveglia. Ero già sveglio da un po' perché dovevo acchiappare le zanzare. Allora, dopo un bel riposino, Davidino, hai dormito prima? Ho dormito alla grande. Ci facciamo un aperitivo fronte mare. Mangiare. Adesso mangio un pochettino. Il bar è aperto. Nuovo problema. No. Il bar è aperto. Olè, nuovo giorno, nuovo problema. Ma le birre le volete anche o cosa gustate? Grazie barista. Charlie. Claro. Vale. In spagnolo come si dice questo? Patata. In italiano patata. Le fagno papa. Le fagno papa. Ah, tienes la borsita? Wow, tipico. È tipico. Grazie. Grazie. Bello comprare roba così a chilometro zero. Questa signora aveva questo banchettino nel suo patio e vendeva le cose chilometro zero o meno 10 anche, perché proprio era lì sotto casa. Potremmo metterci anche noi a vendere adesso. Ma noi vendiamo a chilometro zero sotto casa. Potremmo fare ma... l'insalata anche, vendere l'insalata, no? Ma solo perché facciamo l'orto, l'orto sul furgone. Chissà. No, dai.
Non ci stiamo, non ci stiamo. Abbiamo comprato anche dei dolci tipici che vi facciamo sapere se sono buoni o meno buoni o non buoni. No, saranno buoni di sicuro, perché qui siamo nella settimana santa, nella Semana Santa, e questo è un dolce tipico di Pasqua praticamente. E allora vuoi non comprarlo? Così oggi a pranzo abbiamo il dolcino. Comunque abbiamo preso dei piselli, quelli freschi freschi, poi spinaci, patate, arance, poi cos'altro? Il dolcino abbiamo speso 11 euro, contando che costava più il dolce che tutto il resto, direi che va bene, poi tutta roba buona. Non lo facciamo sempre, anzi lo facciamo mai, però dai. Vabbè, la frutta e verdura la compriamo. No, parlo del dolce. Sì. Non è che tutte le volte che andiamo in qualche posto compriamo il dolce tipico, però questa signora ne aveva molto fiera di questo dolcino e allora l'abbiamo preso. Ci sono delle onde oggi pazzesche. Ora torniamo alla furgonetta e... Si chiama la patata in spagnolo? La patata si chiama baba, no, baba. Papa. Papa. Perciò il Papa Francesco è patata Francesco in spagnolo. Sì, dopo questa possiamo chiudere qui, andare nel furgone e preparare un pranzetto. Ciao ciao. Al ladro, buoni eh? Al ladro di? Piselli. Buonissimi. Se andiamo avanti così non arrivano stasera. Sprint lì che si gode l'arietta. Qui c'è l'acqua della pasta che sta per bollire nella pentola elettrica. Laggiù c'è l'oceano, che oggi fa delle ondone pazzesche. Che fatica è giocare con un cosino. Gatto affaticato, pigrone. Che fatica giocare a piselli. Gattina lavata va. Mica appena toccato. Madonna, se sei schizzinoso. Davide, la felicità. Sei contento che apriamo questi dolcini? Ci mangiamo sto dolcino, ci mangiamo sto dolcino. Senti un po' il profumo. Assaggialo un po', buono? Buono, sa di amaretto. E assomiglia alla pasta di Medica. Sì, buono, più da dolce, da colazione, da... ci vorrebbe una cioccolata calda da pucciarli dentro. Ma li mangiamo così. E anche questi dureranno molto poco. Buonissimi, perché in realtà non sono proprio pasta di Medica, perché la pasta di Medica è più secca. Questi sono più morbidi e secondo me hanno anche le mandorle dentro. Buonissimi, direi che questo pranzetto è stato concluso in bellezza. Pubblicità. Porta chiavi stile mandala realizzati a bordo di furgonello. Ed eccoci qua, siamo ancora qui a Conil, in compagnia dei nostri amici Deni, Andrea, Vale, Mirko. Siamo praticamente una Little Italy. Sì. Qua c'è Davidino che si prepara. Molto sexy. Per il suo compleanno, perché tra qualche giorno diventa vecchio. Una mano, tra due giorni faccio 30 anni, paura. Più 9. Comunque, abbiamo preso questa routine in questo posto. Chiudi. Ciao, noi ci vediamo dopo. Ciao, ciao. Abbiamo preso un po' una routine in questo posto, praticamente tutte le mattine alle 11, dopo aver lavorato tutti. Io oggi no. No, lui oggi è in realtà in ferie. Ci si ritrova per un caffettino. E noi portiamo anche dei biscottini oggi. Questi qua sono dolci che ho fatto con le mie mani. Come le mele cotte. Comunque, poi si torna a lavorare, ma ora andiamo a fare una pausa. Adesso pensiamo di fare la pausa. Lavorare vicini, ci pensiamo dopo. Con i nostri vicini di chiudi casa. Chiudi il furgone, amore. Chiudi di casa. Non ho posto neanche il telecomando io. Minchia, ma sei proprio... Scusate. Scusate, queste qua sono le fuori onda. No, amore, faccio un casino. Devi tenere... Sei così adesso, bravo. Fermo così. Sono rimasta immobile così non mi è caduto niente. Sensuale. Vai, prendi io quel dai che mi cade. Sensuale. Dai. Un movimento più sexy. Qui c'è Valentina. Sexy. Una mano nella cintura. Una che mano balla nella cintura. Anche lei. Vedi, qua al mattino siamo proprio sexy. Belli svegli. Un movimento comunque. Sexy. Vale, io Taravaco. Taravaco. Allora, lei ve la presentiamo. E Valentina. Piacere. Ciao, ciao a tutti. Ma dov'è Punk? Va a ballare. Ma dov'è Punk? Gonna, dov'è Punk? Il camper. Ah, mannaggia. Vuoi vederlo? Sì. Punk è il suo amato cane, che tutti vorrebbero avere un cane così.
perché è la sua ombra. Valentina, c'è anche la femmina di Punk che è Panchina. Che è Panchina, è lì la Panchina. Ciao Panchettino! Ciao! Lui è il cane che tutti vorrebbero. E forse Valentina è la padrona che tutti i cani vorrebbero. Beh, speriamo. Perché se lui è così rilassato e così bravo è perché tu sei una brava padrona. Speriamo. Ciao, amore. Buongiorno. Hola, caffè pronto? Abbiamo i dolcetti. Grande. Siamo tornati nella magica pineta di Puerto Real. Per i festeggiamenti ti aspettiamo nella prossima puntata. Se questo video ti è piaciuto, puoi lasciarci un like e scriverci un commento.